ascoltate magari un vostro brano, così abbiamo, rendiamo meglio l'idea ai nostri telespettatori. Di impresa. E questo vi aiuta anche a promuovere il gruppo? Eh sì, perché cerchiamo di sfruttare la linea internet, così ecco, vari contatti durante il giorno, durante il lavoro, non lo dovrei dire perché adesso... Però insomma sicuramente lavorare nel mondo della comunicazione aiuta sì, poi. Sì. Quante sì, difficoltà incontrate nel promuovere un gruppo che poi è il vostro? Beh, cioè tantissime, perché la, diciamo, la cosa più... Perché vendere se stessi, insomma... È... No, la cosa più deludente, cioè chi... Io ce la vedo così, per amore di suonare, allora cioè, scenderei a qualsiasi compromesso, diciamo, fra virgolette. Però poi incontri persone che invece vogliono sfruttare la tua musica, come molti locali a Roma così fanno, vogliono sfruttare la musica per riempire... Gli spazi per certo. Ti fanno suonare il mercoledì alle 11 quando poi noi alle 6 dobbiamo andare a lavorare, per dire, e con la speranza che portiamo le persone, ma se il tuo è un locale sfigato, cioè non è colpa mia. cioè magari sì, 20-30 persone che ci seguono ci sono sempre, perché bene o male abbiamo creato anche quel club delle cravatte di ferro, fedelissimi, che ci seguono sempre. Però può capitare che quel giorno non possono venire, quindi stare avere la responsabilità che quella serata il locale è vuoto perché i nostri amici non sono potuti venire. Ricade cioè, su di voi certo è pesante. È un po' la vostra missione pesante, la musica, sì, non è fuori, cioè, non è, poi se purtroppo il locale tuo è sfigato, cioè non è colpa nostra. Questo è un problema, no, Maurizio, un problema che molto, molto sentito. Cioè, ci si approfitta della voglia di suonare.
per queste cose. E molti locali, non tutti, fortunatamente, molti locali hanno questo tipo di ragionamento, a prescindere da quello che sono, quanta gente mi porta. Sì, questo sì, è. Cioè, se io non sono suonato, ma ti porto 150 che cenano, certo. Io sono in quel locale. Certo, però è lo stesso discorso di facciamo mortificare e svilire quello che è poi la musica. Io volevo fare l'ultima domanda, una domanda, anzi forse un paio velocemente. La prima, i testi seguono un progetto e quindi giocano intorno a questo progetto, che può essere sociale o no, oppure anche i testi, come ha detto prima Nicola, sono, che ne so, allo stato d'animo di quel momento. Guarda, prendendo proprio in considerazione il pezzo che mi ha fatto ascoltare, L'anima serve, è partito principalmente come un testo che ha tratto spunto da un film, da un romanzo. L'intervista a un vampiro, sì. Però poi ecco appunto, parlavamo prima dell'esame che facciamo nelle canzoni, sia dalla parte strumentale che poi nei testi. E per quanto mi riguarda è stato molto personale, l'ho subito sentito molto mio e infatti fra parentesi ho aggiunto 37 cose e mi riferivo all'ipotesi di poter contare delle azioni che uno fa nella propria vita quotidiana che magari poi se ne pente e magari sai con la scena che ti trovi davanti allo specchio e dici una frase da solo. È una cosa che c'è introspettiva strana, dice, perché ho fatto quella cosa? Inizio non mi riesco più a arrivare dalla testa. È riferito a quel numero, a quel numero di cose. Jam, music,